prima parola della prima lettura è quella che dà anche il sigillo liturgico dello stile della giornata di oggi. Rallegrati, figlia di Sion. La domenica in letare. Rallegrati, figlia di Sion. Grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme, il Signore ha revocato la tua condanna. Quindi c'è nel cammino che vogliamo prendere come nostro punto di riferimento, che chiaramente è il cammino della fede, ma anche più modestamente per quello che riguarda le riflessioni di tipo pedagogico sulle letture di oggi, cioè nel cammino di tipo educativo e didattico, una sensazione gioiosa, un atteggiamento gioioso che deve essere la tonalità costante che accompagna il lavoro dell'educatore e l'atteggiamento di coloro che vengono educati, l'atteggiamento anche dell'insegnamento. Questo talvolta può apparire banale, dici, ma l'insegnante non è un comico, non è un giullare, quindi non necessariamente deve far ridere, anzi deve far apprendere, deve far riflettere, deve far pensare. E questo è vero, è essenziale che il nostro lavoro sappia andare in profondità, ma per poter andare in profondità, questo deve avvenire nel contesto di un clima relazionale positivo, sereno e soprattutto che non generi inquietudine. Il passaggio, il Signore ha revocato la tua condanna, da un certo punto di vista può far pensare anche ad alcune situazioni che si vengono a creare nel mondo della scuola. Io ricordo alcuni dei miei insegnanti che utilizzavano il momento della valutazione come una specie di oracolo, per il quale ne poteva andare della tua sorte scolastica, quindi con tono grave, tendenzialmente minaccioso. Erano altri tempi, evidentemente, però è essenziale che ogni momento della vita scolastica, ogni momento del lavoro educativo sia ben rappresentato dall'imperativo che apre la prima lettura di oggi. Rallegrati, letare, rallegrati. Stavo per dire stai sereno, ma oggi come oggi è un'espressione che è meglio evitare finché non sarà trascorso del tempo da un suo uso di tipo minaccioso. Rallegrati, letare, perché, come diceva Sant'Alberto Magno, in dulcedine societatis quaere reveritatem, è dolce la compagnia di coloro che cercano la verità. E dentro a questo contesto di letizia nella ricerca della verità, nell'approfondimento della sapienza, può avvenire anche in risposta quello che leggiamo nel Salmo responsoriale. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore. Avrò fiducia, non avrò timore. Dice il Salmo, potremmo dire, pensando alla relazione educativa e didattica, avrò fiducia nel mio insegnante, nel mio educatore, perché egli non fa nulla per cui io debba avere timore. Avrò fiducia perché non avrò timore.